Io già da pensare ai miei di semi gettati con lui è tutta un'altra storia. Grazie a voi, alla città, questa città ci ha sempre accolto, lo ha visto fare la spesa, non gli ha chiesto mai come mai, impotente, porta la spesa, sua moglie non le fa portare una busta. Voi siete i figli di Guglielmo, dovete andare avanti. Ognuno a modo suo, nessuno deve essere come Guglielmo, non deve essere ingombrante. Vi chiedo di non renderlo ingombrante, ma di ognuno di fare quello che può fare nella situazione che ha e nelle condizioni che gli vengono e nelle opportunità che ha. Guglielmo in una stanza di ospedale, a noi tre, lì, poi fuori ovviamente i miei nipoti, i miei cognati. Senza l'elenco, ha detto sono felice in una condizione che non poteva essere tale. E io oggi vi dico e vi garantisco che siamo sereni. Non abbiamo nessuna rabbia, nessuna un po' di inquietudine, ma dico grazie a voi che lo avete accompagnato, che avete anche perso con lui, perché lui ha vinto delle cose e ne ha perse delle altre di appuntamenti elettorali. Non è l'elettorato che sto a ringraziare, sono le persone. Per conto dei nostri figli, grazie a tutti.